È un momento molto importante, cari fratelli e sorelle, quello che stiamo per celebrare, il rito dell'imposizione delle ceneri che apre l'itinerario della Quaresima, illuminato dal mistero pasquale. Io non voglio né intendo soffermarmi un po' per chiedere a ciascuno di voi che cosa significa Quaresima, perché potrebbe essere una serie di contributi che portano a vivere una tradizione, forse senza speranza, senza carità e ancora di più senza fede. Perché quello che noi abbiamo ereditato può essere solo un termine di un rito. Noi invece vogliamo iniziare a vivere il sacramento della Quaresima, che è la cosa più bella, che ci pone nella condizione di vincere con le armi della penitenza il combattimento contro lo spirito del male. E allora voglio iniziare anzitutto col messaggio che il Vescovo ha fatto a ciascuno di noi, sia come fedeli, sia come presbiteri. Dice così: cari fratelli presbiteri, la Quaresima che ci apprestiamo a vivere sia per tutti noi il momento favorevole per rinnovare la nostra fede, la speranza, la carità. Ci lasceremo guidare dalla parola e dalla liturgia di questo tempo forte che ci prepara la Pasqua del Signore. Domandiamo nella preghiera di sapere meglio ascoltare, discernere e accompagnare quello che viene dalla nostra gente in questo tempo di pandemia, con grande spirito di servizio e di generosa dedizione nei confronti di tutti, specialmente nei confronti di coloro che sono più poveri, non solo materialmente. A tutti auguro una buona Quaresima nella semplicità del cuore, nella verità del nostro quotidiano e nella comunione fraterna. Grazie a tutti e a ciascuno. Giuseppe Schillaci, Vescovo. Questo è l'apice del messaggio che lui ha scritto e ha rivolto alla chiesa locale di Lamezia Terme. Ma c'è l'altro messaggio che ha ispirato tutti i messaggi dei vescovi, il messaggio del Papa, che fonda il suo messaggio sulla rivitalizzazione della fede. La fede è credere, fratelli e sorelle, e riappropriarsi delle promesse battesimali, che noi quando le abbiamo pronunciate non capivamo nulla perché eravamo piccoli, ma l'hanno pronunciato i nostri genitori, il padrino o la madrina. E allora prendere coscienza di queste promesse battesimali significa rinverdire la responsabilità e la coscienza del nostro credere. Credere significa accogliere, ascoltare, fare discernimento, operare. La speranza è bere alla sorgente della vita, perché nella nostra vita possa davvero arricchirsi, alimentarsi, far sì che diventi quella espressione esistenziale che rende presente il Cristo crocifisso e risorto, e ci fa sentire una sola cosa: sperare contro ogni speranza
perché il mondo non dà speranza. È Cristo la nostra speranza. È Cristo. E se noi accogliamo Cristo nella nostra vita, allora capiamo bene che cosa vuol dire anche la carità. Perché Cristo si è fatto carità per l'umanità. Si è fatto uno di noi, prendendo su di sé i nostri peccati e offrendosi in obbedienza al Padre per la crocifissione, cioè crocifiggere vincendo il male e il peccato, e poi lasciarsi squarciare anche il costato per far nascere la Chiesa, che non è santa, perché la Chiesa è anche peccatrice e ha bisogno di purificazione, di conversione. La Chiesa umana, la Chiesa divina invece è santa. La Chiesa divina, la Chiesa che si fonda su Cristo, è santa. Ma noi che siamo sulla santità e nella santità di Cristo a volte pecchiamo, e quindi noi come Chiesa abbiamo bisogno di convertirci e di credere al Vangelo. La carità ci pone la chiarezza della povertà. Essere poveri significa liberarsi da tutti i fronzoli, da tutto ciò che è superfluo, per accumulare e dare agli altri che ne hanno bisogno. Di bene. È la cosa più bella. Di amore, di servizio, di sacrificio. Vedete, si potrebbe pensare, noi siamo in questa casa, siamo anziani, siamo ammalati, abbiamo tanta solitudine alle spalle, abbiamo tante preoccupazioni che ogni tanto ridondano nel nostro tempo, abbiamo forse anche delle paure. Bene, anche qua c'è la Quaresima. Far Quaresima significa ridimensionare le proprie pretese, i propri compiacimenti umani, carnali, per far sì che tra di noi si diffonda la bellezza del bene, la tenerezza e quell'attenzione che si manifesta attraverso una carezza, uno sguardo, una parola di incoraggiamento, non una parola di scoraggiamento, di annientamento, di critiche, di mormorazioni, no, ma di consolazione. Allora Quaresima vuol dire entrare nell'oasi di Dio, nel silenzio, nella meditazione della parola di Dio, per riscoprire la verità. La verità è Gesù Cristo, che ci mostra come vivere la vita e come davvero si arriva a questa pienezza di vita. Quindi io sono la verità, la via e la vita. Ed è bello, fratelli e sorelle, ripensare, c'è il gesto delle ceneri, ripensare al significato delle ceneri. Come si ricavano le ceneri? Bruciando le palme, le foglie dei rami di ulivo che noi abbiamo presentato alla Domenica delle Palme dell'anno scorso, all'ingresso di Gesù trionfale in Gerusalemme, dove hanno preparato anche dei tappeti, mantelli, tappeti fatti di mantelli, la gente se li toglieva per mettere in modo che potesse passare Gesù e riconoscerlo. Osanna a colui che viene nel nome del Signore. Osanna al re di Davide. Quelle Osanna
che poi dopo 5 giorni si trasforma, e anche prima giovedì con Pietro, in tradimento, in urlo di morte, sia crocifisso. E si trasforma anche nella condanna del giusto e nella liberazione dell'assassino, del traditore. Ecco che cosa dobbiamo evitare, fratelli e sorelle. Dobbiamo liberare la nostra vita da tutti quegli impulsi che ci portano a operare la parte negativa della vita e invece promuovere con tutta l'energia e con semplicità spontanea la parte positiva. Perché noi abbiamo i buoni talenti, ma Satana mette la zizzania. E allora se noi volgiamo l'attenzione le ceneri, dobbiamo lasciarci bruciare dall'amore di Dio ed essere umile, essere segno di penitenza in cui germoglia e cresce la carità, la misericordia, in cui germoglia e cresce la comunione, la condivisione. È bello. Le parole che pronunceremo, noi ne sceglieremo una. Convertitevi e credete al Vangelo. Non al mio Vangelo, o al Vangelo che pensiamo di essere ciascuno di noi con le parole, o alle omelie che a volte facciamo, lasciamo perdere il termine, specialmente noi sacerdoti, o alle conferenze, agli approfondimenti, ai corsi di tutto quello che volete. Il Vangelo è Gesù Cristo. Il Vangelo è Gesù Cristo. E nella Quaresima noi abbiamo l'opportunità di metterci in ascolto di Gesù Cristo, che è via, verità e vita, che è remissione di peccati, che è misericordia, che è dono sacrificale, perché la nostra vita possa tornare a splendere nell'Eden della grazia e della santità. Nuovo Eden, perché lui è il nuovo Adamo e ci vuole fare nuove creature per una terra nuova e cieli nuovi. Questo è il Vangelo. Non le chiacchiere che a volte diciamo, specialmente noi sacerdoti dagli altari. Il Vangelo è Vangelo, è Gesù Cristo che ci parla. E noi vedremo. E non entra mai in competizione con nessuna cultura, con nessuna persona. Il Vangelo è proposta, è mano tesa. Il Vangelo è abbraccio. Il Vangelo è occasione per ritrovarci, pur nella diversità, di stare bene insieme, nel rispetto della dignità della lingua e del ceto. Il Vangelo è qualcosa che ci squarcia lembi di paradiso, che si trovano nelle persone, perché le persone che vivono il Vangelo hanno Cristo nel cuore, e si trovano anche negli ambienti, perché una persona che vive di Cristo illumina l'ambiente, lo trasforma in oasi di paradiso. Altra espressione, ricordati uomo che sei polvere e in polvere tornerai. Chi siamo noi? Chi pensiamo di essere noi? Chi ci crediamo di essere? A volte la nostra arroganza subdola, la nostra superbia subdola, la nostra prosopopea, il nostro io subdolo. Ci fanno sentire importanti. Io sono io. Beh, prendiamo uno spillino e diamo una punta all'io, ci sgonfiamo. Quando stiamo bene, pensiamo di dominare il mondo. Quando non stiamo più bene, allora andiamo in depressione. Ma non in depressione psicologica, in depressione di vita, che è una cosa molto, molto grave. E allora ci dobbiamo porre, fratelli e sorelle,
nelle condizioni di ritrovare la nostra serenità di identità cristiana, battesimale e sacramentale, e nella nostra onorabilità, cioè capaci di onorare la parola del Signore che ogni giorno ci dona, anche attraverso un gesto di una persona che incontriamo, un sorriso, uno sguardo, una parola buona. La Quaresima allora sia per noi occasione propizia per essere, non per far finta di essere, per essere Vangelo di Gesù Cristo, nella speranza di una fede forte che anima la speranza e la carità. San Paolo dice la fede, la speranza e la carità, ma la più preziosa è la carità, perché solo la carità non morirà mai. E certo, perché con la morte finisce la fede e la speranza. E anche dopo la morte la carità, che è l'amore di Dio e l'amore del prossimo, continuerà a vivere nello splendore della gloria degli angeli e dei santi.